Buonasera, grazie ancora a Guido Fabbri e sono qui, diciamo, a presentare uno dei nostri passaggi sulla Thinking Academy che Guido ha presentato molto bene poco fa con il professor Piero Dominici, che ci fa molto piacere di ospitare nella nostra, diciamo, nella nostra Academy, Thinking Academy, perché comunque, insomma, Piero è qui. Mi onoro di dare del tu, è un sociologo, un filosofo e professore di svariate università. Adesso i titoli sono riportati sul nostro sito, eccetera, ma mi sembra un po' pomposo, come dire, fare la lista in questa sede. Anche perché noi, come dire, amiamo uno stile molto, molto rilassato, perché ci interessa soprattutto a stimolare il dialogo, perché i nostri utenti sono sia sì, studenti, giovani, ma anche, come dico, operatori del settore, colleghi, come dico io, stakeholder, diciamo così. Quindi è sempre comunque un dialogo fra colleghi, ovviamente colleghi, nel nostro caso Piero è un collega con vasta esperienza sull'argomento. Il titolo è molto interessante, infatti sono molto curioso anche di ascoltarlo, perché il tema del dentro e fuori le organizzazioni. E abitare, è molto carino, abitare la complessità sociale delle organizzazioni, che è un tema di per sé estremamente interessante e estremamente articolato. Quindi non rubo altro tempo, Piero, lo lascio parlare. L'unica cosa che raccomando a tutti quanti, se hanno delle domande, possono inserirle nella chat, sarà poi mia cura girarle a Piero. E comunque questo evento è in corso di registrazione e verrà poi reso disponibile nella nostra piattaforma fra qualche giorno, e quindi poi per ulteriori domande potranno tranquillamente scrivere alla nostra Academy e noi le leggeremo a Piero Dominici. Grazie a tutti e prego, do la parola a Piero. Ringrazio per l'invito, insomma, a GeoSmart Academy. Devo dire che già è una bella sfida, chiamare un'Academy oggi Thinking Academy. Veniamo, insomma, da anni e anni di appunto svalutazione, deprezzamento, critica feroce di tutto ciò che in qualche modo avesse a che fare con il pensiero, la teoria. Io ricordo che nel mondo accademico scientifico la parola, sia sostantiva che aggettivo, teorico, oppure filosofo, o comunque filosofico, ma questa è una stagione che ha passato anche la sociologia e altre scienze dell'area politico-sociale, era quasi, come dire, un'etichetta appunto di discredito, no? Qualcosa che è distante dalla pratica, dalla concretezza. Io, diciamo, molti anni fa poi utilizzai questa locuzione, che è The Tyranny of Concreteness, molto in contesto americano, oltreoceano, la dittatura della concretezza, e mi ricordo che all'inizio ci fu, come dire, da battagliare, perché dietro questa definizione io, come dire, nascondo neanche troppo la mia critica feroce a questa visione delle organizzazioni intese come macchine e non come organismi. Su questo siamo sulle spalle dei giganti, nel senso che c'è una letteratura scientifica multidisciplinare estremamente articolata e una visione complessiva appunto delle organizzazioni all'insegna anche delle metafore che intendono rappresentarle. Proprio di tipo meccanicistico, laddove vigono rapporti, nessi di causalità, relazioni lineari, tutto appare evidente, misurabile, prevedibile. E quindi, da questo punto di vista, questa tirannia della concretezza, come l'ho chiamata, che attenzione, so bene quanto poi la concretezza sia qualcosa di determinante, di decisivo. Mi confronto con l'urgenza di essere concreto quotidianamente nei progetti internazionali, soprattutto veramente si spacca il capello sulle evidenze, sui dati, sulla misurazione di ciò che hai fatto, il numero ore, la contabilità. Quindi non si tratta di un discorso, di una riflessione sterile contro la concretezza, ma evidentemente di una critica ferrata e
profonda, articolata. Poi adesso non so quanto tempo abbia a disposizione per svilupparla, che appunto si scaglia in modo particolare contro l'ossessione della concretezza, quell'ossessione della concretezza legata a una certa cultura della valutazione dei dati che ci porta in qualche modo a negare in partenza, le opportunità appunto di una innovazione, di un cambiamento, con tutto il portato che hanno anche ideologico, insomma, questi termini. Perché poi di fatto tutto questo si traduce, si tratta di logiche future organizzative, nell'assunto, no? Nell'assunzione che praticamente che senso ha modificare, cambiare strategie, strumenti, obiettivi, modalità operative, se quelle modalità operative, quegli strumenti, quel modo di gestire, il gestibile, ci ha dato dei risultati. Che senso ha? Che senso ha? Sì, vedo il messaggio. Che senso ha provare a cambiare qualcosa nel momento in cui i risultati ci danno ragione? Bene, credo noi, anche da questo punto di vista, più o meno tutti si conoscano anche casi di, scusate, di grandissimi marchi aziendali, nazionali e internazionali che proprio seguendo questo tipo di impostazione hanno poi pagato a carissimo prezzo questa loro poi inadeguatezza e incapacità di percepire, in qualche modo metabolizzare quelle che soltanto nella teoria dei sistemi vengono definite le perturbazioni degli ambienti esterni. Ebbene sì, perché i sistemi complessi, come quelli sociali, umani e appunto organizzativi, relazionali, biologici, con sfumature diverse, hanno una serie di caratteristiche strutturali, da filosofo direi ontologiche, che li differenziano completamente in maniera radicale dai cosiddetti sistemi complicati. Su questa cosa poi ci torneremo, anche se insomma poi immagino anche di voler lasciare qualche dei minuti per domande e commenti, quindi come faccio spesso abitualmente nella mia vita frenetica e caotica anche di conferenze appunto, e in questa fase di autoreclusione di webinar, mi scuso in anticipo perché evidentemente i punti che proverò a sviluppare potranno essere sviluppati solo in una maniera evidentemente sintetica. Con il ricorso, ahimè, a qualcosa che io davvero detesto dal più profondo, che sono gli slogan ad effetto. Ma insomma, magari speriamo di poter recuperare appunto alcune delle dimensioni in discussione, anche grazie ai vostri interventi, ai vostri commenti. Allora, primo punto che vorrei partire dal titolo. Perché questo titolo? Un titolo che richiama, si collega appunto a percorsi di ricerca che porto avanti ormai da molti anni, devo dire con non poche resistenze nel nostro paese, all'estero devo dire con sensibilità molto più aperte e pronte. Noi abbiamo tra le grandi questioni da affrontare, c'è cioè quella che riguarda, ne parlo sempre in questi termini, l'architettura complessiva dei saperi, delle competenze, che continua a essere strutturata, definita sulla base di logiche di separazione tra i settori disciplinari, quelle logiche di separazione che di fatto ci condannano da sempre, non da oggi, a quella appunto inadeguatezza e impreparazione di fronte agli eventi, che poi identifichiamo come e definiamo come imprevedibili, imprevedibili, probabili, frutto del caso, frutto del destino o altro. Qui è celebre la metafora che io richiamo sempre, e lo dico anche in questo caso, non come critica al bel libro, bestseller internazionale di Taleb, proprio relativo al cigno nero. Ma dico anche che questo cigno nero, insomma, come ben sapete, è una metafora già in uso presso gli antichi, sta proprio a indicare quella imprevedibilità, impredicibilità degli eventi, di alcuni eventi, che in qualche modo si presentano secondo rappresentazioni, secondo schemi mentali, educativi e culturali che noi produciamo
all'improvviso in maniera del tutto inattesa. Ho sempre pensato, e qui vado molto rapidamente, che dietro quella formula cigno nero, dietro questa e altre formule, si nasconda ancora una volta, neanche troppo bene, devo dire, l'ennesima razionalizzazione a posteriori. Razionalizzazione a posteriori rispetto a quella esigenza, urgenza forte, per evocare un grandissimo intellettuale antropologo De Martino che parlava in termini di, parlava di funzioni di riappaesamento, no? Di funzione di appunto esplicativa, cognitiva, dare una giustificazione a qualcosa che non ha giustificazione, l'impreparazione, l'inadeguatezza, l'irresponsabilità. Dicevo, partirei dal titolo Dentro e fuori, abitare la complessità sociale delle organizzazioni, dove sono contenute una serie di indicazioni. La prima è quella appunto del dentro e fuori. Dentro e fuori che a mio avviso è una delle tante false dicotomie, diciamo la concettualizzazione, autorizzazione proposta alla metà degli anni 90, il concetto di false dicotomie, lo ripeto sempre, appartiene alla storia della filosofia. Il lavoro che ho condotto a partire da questo concetto è il tentativo di vagliarne appunto una definizione operativa che meglio si attagliasse alla realtà con cui ci confrontavamo e soprattutto di individuare quali fossero queste false dicotomie, magari dopo potremo anche condividere una tabella, non lo so, io generalmente vado senza slide, ma comunque queste false dicotomie che di fatto continuano a tenere separato qualcosa che è profondamente unito e correlato. Ne abbiamo pagato le conseguenze, ne stiamo pagando le conseguenze anche in questa appunto pandemia, in questo ecosistema di emergenze, come amo chiamarlo, perché sono una serie di emergenze interconnesse e interdipendenti tra loro, che stanno appunto dando il là a una serie di effetti, di conseguenze che non sono attualmente valutabili fino in fondo, proprio esattamente nella piena logica inscrivibile appunto nelle scienze della complessità e nell'analisi dei sistemi complessi. Adesso magari dirò qualcosa anche su questo. Quindi dentro e fuori, in buona sostanza, sta a ribadire due dimensioni delle organizzazioni che sono a tutti gli effetti sistemi sociali. Organizzazioni che proprio per una questione di culture organizzative, di pratiche, di strumenti, di sensibilità presenti dentro le organizzazioni, continuano a vedere le stesse organizzazioni come una sorta di roccaforti, no? Di roccaforti che non debbono essere espugnate dall'esterno, laddove l'interno e l'esterno. C'era una metafora molto efficace di un collega e studioso importante delle organizzazioni che è Federico Butera, il quale, come ben sapete, parlava già negli anni 90 del castello e la rete, anche in un suo bel libro, proprio a voler indicare i due modelli organizzativi, le due logiche organizzative dominanti ed egemoni, a mio avviso. Non ci sono stati passi avanti importanti da questo punto di vista, cioè alle accelerazioni indotte e determinate dalle tecnologie e dal digitale non è corrisposta, non sono corrisposte come dire, dei cambiamenti altrettanto importanti nelle logiche, nelle culture organizzative. Noi sappiamo bene come molte delle nostre organizzazioni i nostri sistemi organizzativi continuano ad essere improntati e incentrati su un presupposto organizzativo che è quello dell'isolamento e della deresponsabilizzazione delle persone nelle organizzazioni, che è quello appunto che si traduce a sua volta nella parcellizzazione, nella quasi polverizzazione del lavoro e delle attività intellettuali che sottostanno al lavoro in tantissime mansioni cui corrispondono altrettanto unità di controllo e di comando. Un modello, un tipo di concezione, di visione organizzativa che, come ben sapete, io evoco sempre Hannah Arendt, ha tristi e drammatici anche precedenti storici, no? È un tipo di modello di cultura organizzativa che vuole portare
le persone a essere appunto parti di un ingranaggio, magari anche efficiente ed efficace, in cui poi quell'assenza di responsabilità si traduce solamente nella urgenza, nella necessità di osservare e di effettuare appunto un'azione a seguito di un comando. E da questo punto di vista bisogna dire che il fattore tecnologico e la straordinaria cosiddetta rivoluzione digitale non hanno avuto ancora, a mio avviso, l'impatto che avrebbero potuto avere. Stanno trasformando le nostre vite, le nostre esistenze, le nostre identità, le nostre soggettività, gli stili di vita, il consumo, il tempo, la politica, i rapporti di potere e chi più ne ha più ne metta, però di fatto la tecnologia non è riuscita, contrariamente, la colpa gli attribuisco un concetto che appartiene all'umano e non all'inorganico. La tecnologia non è riuscita a scardinare, no? A, come si sarebbe detto fino a qualche tempo fa, a disintermediare logiche e assetti di potere, gerarchie consolidate. Perché evidentemente si è un po' manifestato quello che in questi anni ho definito come il rischio di un'innovazione tecnologica senza cultura. Cioè di un modello di innovazione tecnologica apportato, definito, costruito dall'elite e in qualche modo imposto senza tenere in considerazione appunto la società, il modello sociale. Oltretutto poi nel nostro paese un modello sociale ancora fortemente corporativo e feudale. Quindi dentro e fuori, perché volevo richiamare proprio questi due termini, questa separazione che, nonostante poi a livello organizzativo, oggi parliamo soprattutto di organizzazioni come sistemi sociali complessi, che ancora appunto continuano a percepirsi, a rappresentarsi, ad autorappresentarsi, come entità in cui appunto c'è un dentro e c'è un fuori. E questo è già, come dire, questo non soltanto in termini di processi comunicativi, sappiamo bene come si parli di comunicazione interna e di comunicazione esterna. Voglio anche dire che, pur occupandomi appunto di complessità di pensiero sistemico da oltre 20 anni, so benissimo come gli esseri umani, noi tutti, portiamo da sempre con sé una esigenza forte, un'urgenza che è quella appunto di semplificare, di provare, per dirla con un grandissimo sociologo e filosofo, Niklas Luhmann, a ridurre la complessità, anche se lui poi usava questa locuzione accezione perché aveva anche una concezione particolare dell'ambiente, del sistema. E quindi l'idea di fondo qual è? Che si possa gestire tutto, che si possa controllare tutto, che si possa misurare tutto. Anche ciò che non è gestibile, anche ciò che non è misurabile, soprattutto in termini quantitativi, l'umano, il sociale, le relazioni, le emozioni, i sentimenti, anche tutto ciò appunto che in qualche modo non è prevedibile o appare come tale. Certo, qui bisognerebbe chiarire, e mi scuso per alcuni rumori esterni. Bisognerebbe anche capire alcuni assunti forti da cui faccio sempre partire la mia riflessione e poi i miei studi e le ricerche. Parto dal presupposto, e voi capite che già fare un'affermazione di questo genere significa un po' sottolineare come forse è arrivato anche il momento di rivedere la stessa idea, la stessa concezione di scienza. Mi riferisco al fatto che, a mio avviso, il semplice non esista, esattamente come non esistano gli oggetti intesi come entità che sono isolate da altre entità. Noi abbiamo a che fare con oggetti che sono sempre sistemi, e abbiamo a che fare con soggetti, siamo noi stessi soggetti, che sono sempre relazioni. Quindi non ci sono individualità escluse o isolate dal resto, dal contesto. E io ho sempre pensato che si debba, da tempi non sospetti, in primo luogo educare, provare a educare, a vedere gli oggetti come sistemi e non i sistemi come oggetti. La seconda parte del titolo,
abitare la complessità sociale appunto delle organizzazioni, beh, e alla luce anche di quello che un po' ho introdotto in queste premesse, forse già abbastanza chiara, però due parole forse le dobbiamo dire. Parliamo di complessità sociale perché a tutti gli effetti le organizzazioni sono microsistemi sociali che riproducono, possiamo dire in scala, al di là delle dimensioni, tutte le dinamiche che sono tipiche dei sistemi sociali, i meccanismi di inclusione ed esclusione, i meccanismi che sono sociali e non sono attivabili dalle tecnologie, i meccanismi sociali della fiducia e della cooperazione, le gerarchie di potere, l'utilizzo di codici e sottocodici linguistici e comunicativi, che possono essere inclusivi ed esclusivi allo stesso tempo, le dinamiche di rete, lo strutturarsi e il configurarsi di culture e subculture all'interno di uno stesso contesto organizzativo. E chi fa il manager, chi lavora dentro le organizzazioni, sa benissimo quanto, come dire, l'obiettivo più difficile da conseguire. La cosa più difficile da realizzare è proprio quella del definire una cultura organizzativa comune che sia in qualche modo non soltanto condivisa, ma che sia appunto accettata dai componenti di quell'organizzazione. Noi sappiamo bene, perché esiste una letteratura scientifica sterminata, oltre che multidisciplinare, su questi temi, quanto la coesione di un gruppo di lavoro, di un gruppo sportivo, di una grande organizzazione, di un paese, la coesione interna, che poi diventa evidentemente anche coesione esterna, sia legata non soltanto alla condivisione, di valori, di stili di vita, di modelli di comportamento, di codici, di strutture simboliche, ma sia anche legata appunto alla volontà che gli individui, che sono tanti io, le persone che sono dei noi, alla volontà, dicevo, che le persone hanno di cooperare verso una finalità comune. E quindi nel momento stesso in cui introduciamo il concetto di volontà di cooperare, è evidente che nella prospettiva che tento di condividere con voi, questa cooperazione e questa fiducia non sono appunto meccanismi spontanei che si autogenerano, ma sono meccanismi che vanno innescati e costantemente alimentati. Ma ripeto, a partire da approcci, da visioni, da variabili, da indicatori che hanno a che fare col sociale, con l'umano, col vitale. Ecco, richiamare il vitale nella idea e nella visione, nel tentativo, nel paradigma delle organizzazioni significa sottolineare che i feedback che caratterizzano appunto la dimensione organizzativa non hanno a che fare solo ed esclusivamente con il livello informativo, e questo è il motivo per cui, ripeto, fin dalla metà degli anni 90 ho sempre parlato di ecosistema, di un ecosistema globale della conoscenza e della comunicazione. E non è un problema terminologico nominalistico, perché oggi spesso anche nel mondo della ricerca scientifica si ha l'impressione che davvero le teorie più efficaci alla fine si riducano solo alla capacità di individuare neologismi o parole ad effetto. Quando si fa ricerca, si studia, c'è la traduzione operativa delle parole, c'è la operazionalizzazione dei concetti, che è qualcosa di molto importante su cui non posso, ahimè, soffermarmi. Quindi, complessità sociale delle organizzazioni, livelli di feedback, di interconnessione, di interdipendenza che sono sempre più estremi e radicali. Dal punto di vista invece delle culture organizzative, del mindset, come si direbbe, della forma mentis, invece siamo e continuiamo ad essere educati e formati appunto a tenere separato, come dicevo prima, qualcosa che è profondamente unito. Pensate come nelle nostre scuole, nella peggiore delle ipotesi, si venga educati ad un pensiero che è meccanico, che è legato poi alla nostra appunto abilità nel rintracciare relazioni lineari, causa-effetto, a fronte di, nella migliore delle appunto ipotesi, in quel caso, di un'educazione al pensiero analitico, che ripeto è fondamentale, che però ci porta appunto a
pensare di trovare la soluzione dei problemi che sono appunto sistemici e complessi nella loro appunto scomposizione. Quindi il pensiero analitico, che ripeto, è fondamentale, non si tratta di metterlo da parte, anzi, ma di affiancargli casomai una visione sistemica, però di fatto il pensiero analitico soffre molto la dimensione complessa e sistemica di quella che definiamo realtà, proprio perché la valenza conoscitiva di ciò che è complesso è proprio nella nostra abilità, capacità, si potrebbe dire attitudine, ma insomma io credo molto alla dimensione educativa e formativa, evidentemente di individuare, di rintracciare le correlazioni, i livelli di connessione, di interconnessione, di interindipendenza esistenti tra le parti che costituiscono il sistema. Ora, chiaramente questo comporta anche due parole, ma qui sarò brevissimo anche perché comunque online trovate moltissimo materiale sia divulgativo sia delle attività di ricerca scientifica che conduco e pubblicazioni scientifiche. Eventualmente poi sarò a disposizione per gli interessati per fornire altro materiale, ma insomma in pochissime parole bene chiarire che non soltanto le organizzazioni ma le nostre stesse istituzioni educative e formative si confrontano con quello che ormai definito da tantissimi anni come essere l'errore degli errori, che è una formula che peraltro in inglese non ha una vera e propria traduzione, né the mothers of error, né the error of the errors, che in inglese non significa assolutamente nulla. L'errore degli errori che consiste appunto nella confusione che continuiamo ad alimentare nei processi educativi, formativi e poi manageriali e politici ancora, tra i sistemi complicati e i sistemi complessi, laddove i sistemi complicati, nella definizione che io condivido con voi, nella proposta che io condivido con voi, sono evidentemente i sistemi meccanici e artificiali, sono quei sistemi governati da relazioni lineari, quindi spiegabili in termini di causa, effetto, stimolo, risposta. Questa linearità ne assicura la loro misurabilità in termini quantitativi, la loro prevedibilità e quindi la possibilità di essere gestiti e controllati fino in fondo, anche laddove questi sistemi possano presentare delle dinamiche di tipo caotico. Ora qui non mi posso soffermare, però insomma, in poche parole, la nostra vita, le nostre esistenze sono legate all'abitare, all'interagire, questo è il verbo che ho sempre usato da oltre 20 anni, abitare la complessità, su cui peraltro proprio di recente ha scritto un bel libro il carissimo amico Mauro Ceruti, abitare la complessità proprio perché questi ecosistemi sono appunto segnati, caratterizzati da alcune caratteristiche, da alcune proprietà che di fatto li rendono del tutto imprevedibili. Quindi, per riassumere questo assunto in una formula, la nostra vita non è fatta di regolarità, di linearità, di continuità, di simmetrie che in certi momenti vengono rotte, infrante. Kuhn avrebbe parlato di anomalie che determinano in qualche modo discontinuità e disallineamenti. La nostra esistenza, la nostra vita è caratterizzata da infinite sequenze di cigni neri. Quando questi cigni neri, come li chiamiamo, in qualche modo incrociano, intercettano un po' di più i nostri modelli pedagogici, educativi, culturali, sono meno destabilizzanti. Quando, come dire, rimettono in discussione tutto, paradigmi, codici, linguaggi, modi di esistere, evidentemente sono molto, molto più destabilizzanti. Dicevo, sistemi complessi che a fronte di quelli complicati, in cui appunto, come dicevo anche prima, la soluzione del problema è nella possibilità di scomporre le parti, isolare le parti, identificare la parte che non fa funzionare il sistema e quindi eventualmente sostituirla, a fronte di sistemi complessi che oltre a essere sempre insieme di parti connessi tra loro, strettamente interdipendenti, interconnesse, presentano tutta una serie di caratteristiche che i sistemi, gli stessi sistemi, ad esempio caotici, sono sempre sistemi dinamici non lineari come i complessi, non presentano. Su tutte, appunto, la capacità che le entità che costituiscono questi sistemi hanno di autogenerare,
di auto-organizzarsi, di determinare cambiamento, di determinare appunto disallineamenti, sconquassi anche dell'assetto delle variabili che fino a quel momento ci hanno consentito un po' di spiegare certe dinamiche, sistemi complessi che sono appunto, come dicevo prima, lo accennavo soltanto, caratterizzati da proprietà emergenti, cioè da proprietà che non sono immediatamente visibili e osservabili nei sistemi stessi. E quindi questo capite perché li rende imprevedibili, perché la osservabilità evidentemente non è soltanto il principio su cui si è basato insieme ad altri principi la scienza classica. C'è qualcosa quindi di molto profondo dietro alla proposta, all'idea formulata ormai molti anni fa, della impossibilità, credo, che non siamo stati in tanti, ma non vorrei risultare, come dire, troppo assolutissimo nella mia affermazione. Oggi tutti parlano di abitare la complessità, ma è più una questione, come dire, terminologica, di navigarla, di danzarci. Sembra più una questione terminologica. E ripeto, non è solo una questione terminologica, è adottare un verbo, un concetto che sta a indicare appunto questa non gestibilità dei processi sociali e organizzativi, poi ripeto, eventualmente ci tornerò. Rispetto alle questioni del cambiamento, io non so perché forse il dottor Galvan Giovanni mi segnalava che alle 7 dobbiamo chiudere, quindi forse non so se vado a chiudere con alcuni flash e poi vogliamo lasciare qualche minuto per le domande, perché nel frattempo il Sì, tempo è volato. Ok, sì. allora diciamo chiudo in 2 minuti una serie di cose che poi, su cui volevo riflettere. Io tendo sempre a fissarmi pochi punti e poi andare anche abbastanza a braccio nelle questioni che affronto. Allora, l'altra questione che volevo affrontare con voi, me ne scuso pur sinteticamente, molto sinteticamente a questo punto, sono un po' quelli che di fatto si configurano come i fattori di resistenza, di ostacolo a un cambiamento culturale e organizzativo, no? Quasi degli agenti di contrasto, chiamiamoli così. Allora, alcuni li abbiamo già sollevati e soltanto accennati, l'errore degli errori, un errore degli errori che si riproduce anche all'interno delle istituzioni educative e formative. L'altro errore fondamentale su cui mi batto da sempre, perché ritengo che sia veramente la prospettiva più sterile e fuorviante, eppure il paradigma egemone, magari condividerò con voi anche le pubblicazioni scientifiche più recenti, alcune che sono in uscita, in cui appunto critico aspramente il modello, il paradigma educativo e formativo che arriva da alcune prestigiose università e centri di ricerca americani in modo particolare, ma comunque anglofoni, che insistono su un presupposto che io ho definito il grande equivoco, the great mistake. Il grande equivoco qual è? Il grande equivoco è quello di pensare che per la civiltà ipertecnologica e iperconnessa servano solamente i tecnici e servano solamente gli specialisti, gli iperspecialismi. Anche qui una falsa dicotomia sullo sfondo, la specializzazione, l'inter, la multi, la transdisciplinarità sono appunto una falsa dicotomia. La specializzazione dei saperi è un esito, ripeto sempre, fino alla noia, inevitabile dei processi conoscitivi, esistenziali e di ricerca. Il problema è che non abbiamo, anzi abbiamo, neanche non abbiamo creato, abbiamo negato in partenza le possibilità di un dialogo tra i saperi e le competenze. E questo ha avuto ricadute profonde anche sui vissuti e sulle esperienze di chi abita i contesti organizzativi. E poi, insomma, i vecchi miti dell'efficienza e della produttività organizzativa che vedono ancora l'efficienza, appunto, e la produttività delle organizzazioni ancorate all'applicazione di un presupposto all'insegna spesso di un soluzionismo tecnologico che vede nel fattore giuridico, quindi nell'adesione alle norme, e nel fattore tecnologico, e quindi nella applicazione e traduzione di tutte le implicazioni di questi, appunto, legate a questi fattori e a queste variabili, i fattori necessari, e lo sono, e sufficienti appunto perché le organizzazioni siano appunto efficienti ed efficaci in tutte le loro azioni. Evidentemente il fattore sociale, relazionale, culturale viene sempre un po' lasciato sullo sfondo, no? Mi vengono in mente anche come spesso le decisioni che riguardano gli investimenti delle risorse sulla formazione risentano appunto di questa impostazione
ancora dominante, egemone, ma a mio avviso miope. Io mi fermerei qui per dare qualche minuto eventualmente a domande, a commenti, e insomma mi scudo poi per la parzialità delle argomentazioni sviluppate, ma insomma il tempo non era poi così esteso. Ovviamente, ovviamente. Grazie Piero, grazie mille. Sei stato bravissimo a riassumere, devo dire, le linee generali del tuo pensiero in mezz'ora, che devo dire, questo solo chi ha le idee molto chiare riesce a fare un lavoro di questo genere. E io a questo punto volevo, c'è cioè Marco Emanuele che voleva fare una domanda, un attimino che lo abilito, gli abilito il Certo, microfono. tutto per ora. Eccolo qua. Beh, innanzitutto volevo fare i complimenti a Piero perché ci sono moltissimi punti di contatto tra le nostre visioni, insomma, il modo che abbiamo di intendere e di affrontare questi temi. In realtà io non volevo fare una domanda, ma volevo lasciare un messaggio a chi poi riascolterà questo webinar e quindi chiedere anche a Piero cosa ne pensa. Insomma, sono diciamo molto legato a quel punto che lui toccava sulla critica alla assolutizzazione della misurabilità, no? E io con gli studenti facevo sempre questo esempio che mi lega molto a quello che Morin sostiene, cioè la compresenza della prosa e della poesia di realtà, no? Così come dell'aspetto maschile e dell'aspetto femminile, se vogliamo. E l'esempio era questo, ce n'è un altro molto carino legato alla differenza tra sistemi complessi e sistemi complicati, ma sulla misurabilità, un minuto di dolore non è lungo come un minuto di gioia. Già. Cioè, in realtà il minuto di dolore è molto più lungo del minuto di gioia. E questo cosa significa? Significa che c'è un qualcosa nella natura dei processi umani che non è misurabile da qualsivoglia tecnologia. In fondo, la nostra galera, non so se Piero è d'accordo, è che negli ultimi tempi noi abbiamo considerato, negli ultimi decenni, abbiamo considerato il Cronos e abbiamo dimenticato completamente il Kairos. Solo Certo, questo. assolutamente d'accordo. Bene, grazie Marco. Veramente, come dire, a future occasioni mi sento di sottoscrivere, al di là del legame con amico, la figura straordinaria del Garmorene, ma mi sento assolutamente di sottoscrivere, perché tra l'altro questa battaglia che tu hai davvero significativamente riassunto con la forma della assolutizzazione della misurabilità. È una battaglia che, a mio avviso, ha frenato molto anche la ricerca scientifica nel campo delle scienze sociali umane, perché c'è stato proprio un pregiudizio in sede proprio ex ante verso tutto ciò che andava verso il qualitativo, no? Poi, come sai, nella ricerca sociale gli strumenti qualitativi sono importantissimi, sono stati poi successivamente recuperati anche dal marketing, proprio perché se tu parti dal presupposto che tutto sia misurabile, quindi evidentemente tutto sia prevedibile, gli strumenti, le analisi, gli approcci che cercano di mostrare come questa sia un'impostazione appunto miope e fuorviante che ti fa perdere l'umano, no? Perché questo è come il discorso quando si diceva prima, non so, i sistemi complessi. Allora, già l'essere umano è un sistema complesso, no? Tra i più complessi in assoluto. Il suo cervello è forse l'entità più complessa in assoluto. E allora, come fai appunto a ridurre questa complessità a sequenze di dati, a reazioni chimiche, a reazioni elettriche? Non so, spesso capita, seguo con molto interesse anche gli sviluppi della neuroscienza. Ecco, la neuroscienza è una delle discipline importanti che ci può dire qualcosa. Ricorrere solo alla neuroscienza per spiegare i comportamenti, l'umano, e tutto ciò che poi appunto non è né osservabile né visibile rischia ancora una volta di portarci, lo sta già facendo, no? Verso nuove forme di conoscenza che non possono che essere riduzionistiche e deterministiche. E questo è il grande tema, insomma, anche della fase estremamente difficile che abbiamo passato e che stiamo ancora passando, no? Cioè ci siamo trovati, come dicevo all'inizio, del tutto impreparati rispetto a un evento che
ci ha mostrato su tutti quanto la nostra condivisione, non soltanto dei dati, delle informazioni, delle conoscenze, è qualcosa che purtroppo è stato soltanto atteggiato, simulato, è stato molto narrato, raccontato a livello di, come si dice, di storytelling, ma le nostre stesse istituzioni educative e formative, come dicevo all'inizio, continuano ad essere basate appunto su logiche di separazione. Questo è un tema centrale, quello, ecco, è proprio legato a quel discorso che facevo sulla dittatura della concretezza, no? Questa Chiaro. illusione appunto di poter tradurre tutto in termini quantitativi, di misurare il pensiero in termini quantitativi, di misurare l'apprendimento in termini quantitativi, di misurare le emozioni, di misurare la qualità, anche se lì capisco l'urgenza anche di dare degli indicatori, no? Per stabilire se un processo sia di qualità o non lo sia. È chiaro che lo sforzo va fatto, ma va fatto sempre nella consapevolezza che stai traducendo qualcosa che appunto è qualitativo in quantitativo. Questo è l'importante, la consapevolezza almeno, che non arrivi a verità, che non arrivi a dati di fatto. Allora, io volevo solamente aggiungere una cosa, ma proprio da questo caso da formatore, è che mi ha, diciamo, delle cose di cui abbiamo parlato adesso, ma giusto per chiosare, insieme allo smart working, ovviamente è tornato preponderante il tema dell'e-learning, no? Della formazione a distanza, cioè, che è poi quello che stiamo facendo un po' anche adesso. Allora, molto interessante come la burocrazia abbia reagito, la burocrazia, ma non solo, insomma, diciamo, gli organizzatori abbiano reagito all'e-learning, trasponendo ovviamente la modalità di formazione in presenza a quella a distanza, quindi nulla di smart, eccetera, eccetera. Ma molto interessante soprattutto la valutazione delle attività formative. Non si riesce ad arrivare al punto di valutarne l'efficacia in termini di apprendimento da parte degli allievi, ma sempre solo in termini di quante ore hanno fatto, se erano presenti, se erano assenti e se erano proprio loro a dare l'esame, no? Cioè, questo è un problema di misurazione, che io scherzando uso anche la parola un po' poliziesca, no? Del quante ore, quanti siete, due fiorini, la famosa battuta del film, che di fatto continua a permeare profondamente. Cioè, io stesso come consulente sono stato chiamato più volte a dover dare una risposta. Come facciamo a sapere quante ore hanno fatto, eccetera, eccetera. E io ogni volta rispondo, benissimo, allora, se hai due allievi, statisticamente nessuno avrà lo stesso percorso di apprendimento. Quindi io ci metto 1 minuto, un altro ci mette 1 ora. E che come lo vogliamo valutare questo in termini di costo dell'azione, eccetera, eccetera. Quindi questo, diciamo, mi ricorda molto, diciamo, i temi di cui hai accennato in questo intervento, perché è molto simpatico, devo dire, dall'altro, appunto, il dialogo sull'argomento, perché non dovremmo stare proprio a discutere. Se parliamo di apprendimento, l'apprendimento per sua natura non può essere misurato in termini di ore, ma in termini di risultati, no? Ma proprio perché, però continuiamo a farci le domande su quanti metri di formazione ci vogliono per fare un apprendimento, no? È fantastico. È tutto riconducibile a degli schemi, no? Se voi ci Sì. pensate, anche la logica dei crediti formativi, no, che uno può dire, possiamo ragionare sul perché sia stata condotta, cioè, però di fatto è quello, no? È standardizzare tutto per preparare quell'esame, 8 crediti, quindi significa 8 ore di studio, 8 ore di studio in aula, cioè proprio come se tutti fossero Sì. Otto appunto pagine a credito. quadrati. È così, è Infatti, così. Ma va bene. bisogna insistere, dai, che Bene, alla ci fine siamo nel qualche. nostro piccolo, siamo con te in questo, ti appoggiamo. Bene, allora io, diciamo, più o meno siamo stati bravi a tenerci nei tempi previsti, quindi tanto cominciamo i saluti, se Guido vuole aggiungere qualcosa. Ma io penso che l'unica cosa che aggiungo io, ma lo dico come stavo scherzando da preside della scuola, mi farebbe molto piacere appunto di continuare queste chiacchierate con Piero e con tutti quanti, soprattutto la Thinking Academy è il nostro fiore all'occhiello, quindi ci piacerebbe avere altri eventi come questo, proprio sempre, come dire, brevi ma efficaci, no? Nel senso, facendo un percorso sempre di piccoli mattoncini, come dico io.